Il 29 novembre il popolo di Fridays for Future tornerà a sfilare a Milano e in tutto il mondo per richiamare l'attenzione sui rischi legati al cambiamento climatico. A 10 giorni dal corteo, oggi è arrivata una lettera aperta al sindaco Giuseppe Sala, in cui viene accusato il comune di aver disatteso gli impegni. Non è passato in consiglio comunale a Sesto San Giovanni l'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle per avviare l'iter per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Decisione opposta invece a Vie Mercate, dove la senatrice a vita è stata nominata cittadina onoraria nella serata di ieri. È passato un anno esatto dal rapimento della cooperante milanese Silvia Romano in Kenya. Le ultime notizie arrivano dalla Somalia, col sospetto sempre più forte che ci sia l'ombra di Al-Qaeda dietro il sequestro. Dopo la puntata di Linea d'Ombra speciale quartieri del 18 ottobre, svolta in via Pestagalli a Milano, sono sparite le discariche abusive rimaste lì dopo il blitz che ha permesso di individuare e denunciare i responsabili. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo, come avete sentito nei titoli, con questa lettera aperta che il popolo di Fridays for Future ha deciso di inviare al sindaco di Milano Giuseppe Sala. A loro avviso il comune, in ambito di cambiamenti climatici, per quanto riguardano le tematiche ambientali, starebbe disattendendo gli impegni che erano stati presi. Sentiamo Jacopo Casoni. Mancano 10 giorni al quarto sciopero globale per il clima e Fridays for Future Milano si prepara a un'altra piazza gremita, un corteo festoso ma risoluto come quello dell'esordio il 15 marzo scorso al quale si riferiscono le nostre immagini. 10 giorni al D-Day per il popolo di Greta che oggi lancia l'evento con una lettera aperta al sindaco Sala pubblicata sul profilo Facebook del Comitato Cittadino. A 6 mesi dall'approvazione in Consiglio Comunale del documento che certificava l'emergenza climatica e fissava una serie di impegni per la città metropolitana, impegni disattesi, scrivono loro, mentre le più recenti scelte di politica urbanistica vanno in direzione contraria. Un jacuzzi dettagliato al quale seguono ulteriori richieste, come la convocazione di assemblee periodiche di municipio e di quartiere, perché nessuna delle principali scelte fatte dalla Giunta, lancio delle Olimpiadi, nuovo PGT, stadio, è stata sottoposta a una valutazione di compatibilità con le esigenze imposte dall'emergenza climatica e ambientale, scrivono. E poi la riconversione ecologica su 4 ambiti, mobilità, territorio, verde e inquinamento. Una lettera che ha toni amari, anche in virtù di quelle numerose deleghe sull'ambiente in capo al primo cittadino, sottolineano gli attivisti. Lei e la sua giunta non potete esimervi dal varare una radicale e coraggiosa svolta con il coinvolgimento diretto della cittadinanza nella definizione di un piano d'azione con scadenze precise e con obiettivi misurabili, finalizzato a trasformare Milano in una città ad impatto zero entro il 2030. Ma la battaglia è su più fronti. Venerdì 22 novembre alle 17 saranno sotto la sede di Regione Lombardia per chiedere anche al Consiglio regionale di dichiarare l'emergenza climatica e ambientale e agire di conseguenza. Poi la parola tornerà alla piazza il 29 novembre. Parliamo ora di Liliana Segre, perché la senatrice a vita, protagonista per la proposta di istituzione di una commissione parlamentare straordinaria per il contrasto di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, è stata al centro di una serie di polemiche. Non è passata, infatti, in Consiglio Comunale a Sesto San Giovanni l'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle per avviare l'iter per la cittadinanza onoraria. Come spiega il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Di Cristo, la maggioranza ha bocciato compatto la manifestazione di intenti presentata dal sottoscritto anche a nome di tutta l'opposizione. Decisione invece opposta presa a Vie Mercate, dove il comune, governato da una giunta pentastellata, ha deciso di nominare cittadina onoraria la senatrice a vita. Questo nella serata di ieri, per cui sostanza Sesto San Giovanni ha detto di no, Vie Mercate ha detto di sì. Vi dicevo, ci sono state polemiche, in particolare per quanto concerne chiaramente il caso di Sesto San Giovanni, a cui ha risposto il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che ha spiegato: alla senatrice Segre va tutta la nostra solidarietà per gli insulti ricevuti sul web, ma è inconcepibile che venga usata dall'opposizione per strumentalizzazioni puramente politiche. Ecco perché abbiamo bocciato la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria. Una proposta di questo tipo, prosegue Di Stefano, non può e non deve essere lanciata sul tavolo di discussione
per motivi politico-emozionali, come provocazione, sminuendo il ruolo di Liliana Segre e svilendo il concetto stesso di cittadinanza onoraria. La senatrice Segre, come abbiamo appreso dai giornali, ha rifiutato la proposta della città di Napoli, nonostante il forte valore simbolico che questa città ricopre nella persecuzione degli ebrei, proprio perché non vuole essere oggetto di strumentalizzazioni da parte della politica. Il 10 dicembre, ha concluso Di Stefano, parteciperò alla manifestazione che organizzerà l'ANCI a Milano per dimostrare vicinanza alla senatrice Segre con un gesto concreto e non solo a parole. È passato un anno esatto dal rapimento della cooperante milanese Silvia Romano in Kenya. Le ultime notizie arrivano dalla Somalia e c'è il forte sospetto che ci sia l'ombra di Al-Qaeda dietro al suo sequestro. Esattamente un anno fa spariva nel nulla Silvia Romano, la cooperante milanese rapita dalla guest house di Chakama in Kenya, dove si trovava come volontaria della Onlus Africa Milele. Un anno dopo il buio è ancora pesto, l'ultimo aggiornamento dell'intelligence italiana risale a settembre, è viva e stiamo lavorando per riportarla a casa. Le notizie, giusto a un anno dal rapimento, arrivano dalla Somalia, con la corte del Southwest che ha diramato 23 ordini di arresto e vari sequestri di beni a carico di jihadisti coinvolti. La tesi dell'accusa la vuole prigioniera di un gruppo somalo legato ad Al-Qaeda, Al-Shabaab. Pare che i terroristi l'abbiano presa di mira accusandola di proselitismo cristiano e che per questo sia stata sottoposta allo stesso protocollo adottato per le spie, spostandola più volte tra diversi gruppi interni all'organizzazione per ragioni di sicurezza. Nel rapporto al presidente dell'Alta Corte del Southwest, firmato anche dall'italiano Mario Scaramella, docente universitario e membro onorario del consesso giuridico, vengono individuati i componenti della cellula che effettivamente avrebbe rapito la volontaria italiana. Silvia Romano sarebbe stata nelle loro mani fino a settembre 2019, per poi essere trasferita a Jilib nelle mani di altri 5 jihadisti posti sotto il comando di tale Sufayan, pirata già detenuto nel carcere di Baidoa, da cui potrebbe essere arrivato un contributo alle indagini fondamentale per ricostruire le varie fasi del sequestro. Poi, a quanto risulta da informazioni di intelligence, sarebbe stata affidata al capo della cellula dell'organizzazione nella regione di Bakool. Un anno è passato, Silvia è ancora dentro a quel buio pesto, nonostante si stia cercando di far luce su questa drammatica vicenda. Parliamo ora, torniamo a parlare di autonomia. Con l'autonomia differenziata, le regioni a statuto ordinario non diventano regioni a statuto speciale, è scolpito nella Costituzione. Lo ha ribadito il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia durante un incontro con il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga oggi a Trieste. Il dibattito pubblico sull'autonomia, osservato Boccia, aveva fatto percepire questa trasformazione rivoluzionaria. Ci sarà una trasformazione anche importante e io sono per dare molte più competenze amministrative alle regioni a statuto ordinario, ma la distinzione sarà molto netta e chiara. L'autonomia, ha concluso, la faremo bene, soprattutto rispettando le decisioni popolari, come in Lombardia e Veneto. La vicenda Veneto, dal punto di vista culturale, è ancora più importante e ci deve far riflettere. Penso, ha concluso Boccia, che stiamo facendo un ottimo lavoro e il 28 novembre, con la legge quadro, chiuderemo un accordo che tiene insieme tutto il paese. Dopo la puntata di Linea d'Ombra, speciale quartieri del 18 ottobre, svolta in via Pestagalli a Milano. Sono infatti sparite le discariche abusive rimaste lì dopo il blitz che ha permesso di individuare e denunciare i responsabili. Via Pestagalli, la zona è quella di via Bonfadini, Campo Rom compreso, e via Zama, municipio 4 per capirci. Ce ne siamo occupati nella puntata del 18 ottobre di Linea d'Ombra speciale quartieri. Abbiamo mostrato queste immagini, cumuli di rifiuti lasciati lì a bordo strada, cartongesso, materiale edile, elettrodomestici assortiti, addirittura matasse di lana di roccia, di tutto un po' insomma. Qualche giorno prima era scattato un blitz, grazie anche alla fototrappola che aveva sorpreso i responsabili, 7 i denunciati, il furgone sequestrato, ma il materiale era rimasto lì. No, però facciamo, siccome a me piace fare le cose il più concrete possibile, oggi è il 18 di ottobre. Sì. Secondo voi quando possiamo tornare in quella via e vederla, non dico pulita, ma quasi? Ma io credo che sia questione di giorni, di settimane, nel senso non mi sembra un elemento difficile. Sei d'accordo, Riccardo? Che si debba risolvere nella questione di giorni. Io credo che il problema è dove smaltire quella roba lì. Ok, però se noi prima di Natale torniamo lì, troviamo pulito. Se non sono arrivati altri. Direi proprio che è dovuto. Mi stupirebbe il contrario in una città come Milano, certo. In una società come AMSA, che è una società seria, che ha avuto dei problemi. Promessa, eh.
La scorsa settimana, a distanza di poco meno di un mese, via Pestagalli è stata liberata, per così dire. Ecco le istantanee dell'intervento di AMSA, che ha chiuso questa vicenda, un epilogo al quale abbiamo contribuito anche noi, sollevando il problema del degrado da far sparire al più presto, come del resto ormai da mesi facciamo regolarmente, cercando di passare in rassegna tutte le periferie e le situazioni più problematiche, grazie anche alle vostre segnalazioni. Il nodo al fazzoletto l'avevamo fatto, almeno questo. Possiamo scioglierlo, sperando sia solo il primo di una serie. Cambiamo argomento. Un 21enne è stato denunciato dopo aver esploso 6 colpi di pistola, lo vedete nelle immagini, con una pistola a salve all'interno di un bus di Milano, in via Quinto Romano. L'episodio è avvenuto alle 9.40 dell'11 novembre a bordo del mezzo della linea 67, ma la notizia è stata divulgata solo oggi, sul quale ha fatto irruzione con l'arma in pugno appena si sono aperte le porte alla fermata. In quel momento il bus era pieno di persone, tra cui anziani e bambini, tutti terrorizzati dal finto agguato. Il giovane, che ha precedenti per minacce e danneggiamento, è stato indagato per interruzione di pubblico servizio e accensioni ed esplosioni pericolose. Durante la perquisizione in casa, in zona Quinto Romano, è stata trovata la scacciacani senza il tappo rosso con 60 colpi e 14 coltelli di varie dimensioni. Pur non avendo un quadro clinico certificato, sembra soffra di un disturbo e per questo sono stati interessati i servizi sociali. Ora parliamo di aeroporti, di una proposta di SEA, in particolare dell'amministratore delegato Armando Brunini, di rivedere le tariffe degli aerei, sostanzialmente andando a premiare l'ecosostenibilità. Con insomma una proposta di tariffe diversificate per le varie compagnie in base all'impatto ambientale degli aerei. Andiamo a sentirlo proprio l'amministratore delegato Armando Brunini. Questo ovviamente è una nostra idea, è una proposta che dovremmo fare all'ART, ovvero all'autorità di regolazione dei trasporti, che determina o supervisiona la determinazione delle tariffe. Noi avremo nuove tariffe dal 2021, quindi potremo cambiarle in quel momento lì, lo stiamo studiando, ma l'ipotesi che facciamo è, poiché si conosce esattamente per ogni motorizzazione, per ogni tipologia di aereo, quanto consuma e quanto rumore fa, è far pagare un po' di più a quelli più rumorosi e più inquinanti e un po' di meno a quelli invece più efficienti, che sono in genere quelli più nuovi. I nuovi aeromobili che si stanno introducendo in flotta in questo periodo, sia Boeing che Airbus, che poi sono i due produttori principali, portano a importanti riduzioni sia di emissione di CO2 che di rumore, ma dell'ordine tra il 25 e il 50% dipende dalle macchine. Quindi noi vorremmo avere più flotta giovane possibile che voli sui nostri aeroporti. Dopo 50 anni non sappiamo ancora chi sia il colpevole, però se ci sta ascoltando, sono 50 anni che porta questo peso sulla coscienza e si può ricordare che ha ammazzato un ragazzo di 22 anni. Questo è l'appello di Carmelina Annarumma, sorella di Antonio, il poliziotto del reparto mobile che perse la vita a soli 22 anni durante gli scontri di Via Larga nel 1969, a margine della commemorazione che state vedendo nelle immagini, in onore del fratello a 50 anni dalla sua morte presso la caserma a lui dedicata in Via Cagni. Mio fratello era una brava persona. Quando veniva a Monteforte era una gioia per noi, era l'unico maschio che avevamo, ha dichiarato Carmelina Annarumma, accompagnata dalla figlia e dal nipote. A lui piaceva stare nella polizia, era orgoglioso del suo lavoro. L'annuncio della morte del fratello, ricorda Carmelina, venne dai carabinieri di Monteforte. All'inizio ci avevano detto che era grave, non che era morto, continua la sorella Annarumma. Abbiamo vissuto sempre male questa tragedia, eravamo 4 sorelle. Parliamo ora di influenza. Sono già 482.000 i casi di influenza registrati dalla rete di sorveglianza Influnet, con l'attività dei virus che in quasi tutte le regioni è ancora a livello di base, ma che sta aumentando rapidamente. Lo afferma l'ultimo rapporto della rete, che si riferisce alla settimana che va dal 10 al 17 novembre. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 143.000, per un totale dall'inizio della sorveglianza di circa, come detto, 482.000 casi, scrivono gli esperti che hanno seguito questa ricerca. In tutte le regioni italiane il livello di incidenza è sotto la soglia basale, tranne in Piemonte, Lombardia e Abruzzo. L'incidenza totale nell'ultima settimana è pari a 2,38 casi per 1.000 assistiti, leggermente superiore a quella registrata nello stesso periodo della stagione 2018-2019.
Presso la sala Viscontea del Castello Sforzesco si è svolto un dibattito che ha visto confrontarsi sul tema della globalizzazione e del ruolo delle religioni l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ed Enrico Letta nel suo ruolo di presidente dell'associazione Italia-ASEAN. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Anna Maria Braccini. Un dialogo sulla geopolitica e la religione nel contesto del rapporto tra Milano, ma sarebbe meglio dire l'intera Europa e l'Occidente nel suo complesso, e i paesi del sud-est asiatico. Si articola su questo asse portante l'incontro promosso dall'associazione Italia-ASEAN, presieduta da Enrico Letta, che l'ha fondata nel 2015 con l'obiettivo di rafforzare il dialogo e gli scambi tra il nostro paese e l'associazione delle 10 nazioni, appunto del sud-est asiatico. A confrontarsi presso la sala Viscontea del Castello Sforzesco con la moderazione della giornalista Monica Maggioni, sono l'arcivescovo e lo stesso Letta, che prendono spunto dal volume Le anime dello sviluppo, religioni ed economia nel sud-est asiatico. Si parte dalla globalizzazione. Il rapporto tra est e ovest verte proprio su questo, dice Letta. L'umanesimo tecnologico è quello di cui c'è bisogno, perché viviamo in un mondo in cui le nuove tecnologie hanno un impatto enorme. La globalizzazione, almeno così come si è inteso finora, significa strumentalizzare la religione. In questo umanesimo, che ruolo può avere la religione? Io penso che sia un ruolo fondamentale, perché è proprio la forza del mettere la persona al centro che è la partita più importante di tutte, perché se non si fa così alla fine la persona è messa come un numero, un consumatore tra milioni. E poi quel messaggio di speranza che parte proprio da Milano. Europa, l'Italia, Milano, forse non avranno questo potere dentro i grandi mercati, non avranno, io auguro che abbiano questa riserva di speranza per dire che la convivenza fraterna del molteplice è una cosa buona. Bene, era questa la nostra ultima notizia. Per chi ha seguito l'edizione diretta del nostro telegiornale delle ore 19:20, dopo la pubblicità, previsioni del tempo, poi il nostro notiziario sportivo e poi, come ogni mercoledì, spazio a Nova Stadio fino alle 11 per affrontare tutti i temi calcistici di giornata. Io vi ringrazio dunque per averci seguito, ma vi invito a rimanere su Telenova. Buona serata.